can even get some calls. Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ciaspole, tavola dietro la schiena, proprio come avevo detto che non mi piaceva fare, che non avrei fatto. Esattamente questa è la mia coerenza. Però colpa sua che mi ha praticamente quasi obbligato. E poi una giornata così come si fa a dire di no? Quindi abbiamo noleggiato le ciaspole, ho attaccato la tavola, che quella è la tavola della battaglia. E adesso andiamo in su di là e vediamo un po' che cosa succede. Partiti ragazzi, ufficiale. Siamo avanti gli altri. E sono sincero, è faticoso, proprio come immaginavo. Vi ho detto che non mi interessava tanto farlo, più che altro per un discorso che adoro la comodità dell'impianto, ma siccome io, come tanti di voi, probabilmente avevo preso lo ski pass, poi ci hanno chiuso gli impianti, ho deciso comunque di non buttare via la giornata, e siccome l'unico modo per salire è questo, la voglia di snowboardare era tanta e quindi mi sono dato le ciaspole anche io. Ragazzi, fa già stracaldo, però non so se rendo il panorama, mamma mia. Comunque non abbiamo ben capito dove andare, stiamo andando in su un po' a caso e cerchiamo di capire se riusciamo a trovare qualcosina di fuori pista di buono, ma qua mi sembra che la temperatura sia talmente tanto alta che la neve ormai fa un po' cagare, è un po' pesante. Quindi boh, speriamo di trovare qualcosa di buono, ma tipo l'unica roba sarebbe trovare una boschina o qualcosa del genere. Però non sono sicuro, non sono sicuro, qua non c'è neanche una pianta. Comunque non sono mica allenato, sto morendo. Guarda, mi lasciano indietro. Se trovate questo video vuol dire che sono morto. Oh mio Dio, sto venendo giù a colazione. Porca puttana. Ragazzi, è troppo faticoso. Amici, vi dico la verità, meglio stare a casa e aspettare che aprono gli impianti. Sta roba è troppo faticosa, un po' per me, mamma mia. Guardate cazzo che bello. Lì, adesso mi mangio un panino. Se dovessi avere qua davanti, allora, io caro, un hamburger da 1,5 kg lo divoro. Ciompa, già hai la crema solare, sei dio. Solare, però. Ah beh, ok. No, perché... Vabbè, niente, è quella... È idratante. Pure quella che le fighe si mettono sulle mani. Esatto, sulla passano prima di leccare. Giusto. Quella è una bella tazza. Volete o no? No, Ciompa, io le creme le odio. Questa perla, sì. Ciompa, sappi che finirà su YouTube. No. Andrà da loro. Andrà da loro. Ciao. Ciao. Comunque, ridendo scherzando, non vi ho ancora detto dove siamo. Siamo in una bellissima giornata di sole al passo del Tonale, dove però la neve non è delle migliori, soprattutto fuori pista. Non so se si nota quanto sia pesante e insomma non pau, quindi mi sa che ci converrà scendere direttamente in pista più che fuori pista, perché la pista invece è battuta. Vi tengo aggiornati, mamma mia. Allora, la situazione è questa qua, molto grave. Quello scemo lì vuole andare su quella cima là. Io ho cercato di spiegargli che è più facile a dirsi che a farsi, però se è convinto ce lo mandiamo da solo. Noi ci fermiamo, mi sa qua, siamo circa 2600 metri e scendiamo da questa pseudo pista un po' merdosa, però piuttosto di niente è meglio questo, no? Voi cosa dite? Mamma mia che fatica ragazzi, ma voi siete matti. Non ho paura. Ciao drone! Vai a vedere la situazione. We'll be right back.
Bene, ci siamo preparati, ci siamo vestiti, come vedete ho messo ciaspole con le bacchette, qui c'ho il casco, i guanti, la tavola, mi sono aggiunto gli scarponi e lui invece ha messo tutto con le fascette, ha fascettato tutto, insomma. Comunque niente, dei nostri amici non sappiamo più niente, probabilmente sono morti e quindi scenderemo senza di loro, tanto le macchine, le chiavi della macchina ce le abbiamo noi. Niente, aspettiamo ancora un po', vediamo se arrivano. Eccoci! Prima discesa dell'anno, vediamocela tutta, piano piano, eccolo là, si sgarbella. Scendiamo un po' mentre aspettiamo gli altri due perché inizia a salire il vento. Voglio andare a testare un attimo. Perfetto, no, fa schifo ragazzi, una merda. Ah, vedete che la neve fa super cagare. Meglio stare in pista. Questi qua sono tutti riccioli del vento. È improponibile. Bene, dai. Prima discesa sono già volato, perfetto. C'è! Non c'è nessuno in tutta la montagna, guarda dove vai a incastrarti. Com'è? Corre, ha spaccato gli attacchi. Come hai fatto a spaccarli? Come hai fatto a spaccarli? Si sono rotti questi proprio, i lacci. Quali lacci? A metà, questi qua, quelli che. Questi. Spaccati a metà. Harry, tira fuori le fascette! Torre, vieni qua che li aggiustiamo! Eccolo qua, il danno. Allora, possiamo fare? Ma non uno, tutti e due! Ah, ma di qua. Di qua proprio non c'è il pezzo. E di qua c'è. E si è rotto. Ci attacchiamo la vite qua, ci attacchiamo. Ci allora, aspetta. Da questo fai così, fai. Questo riusciamo a farlo, aspetta, anche fai così, decente. Fai così. Ah, no, lì non. Ah, ok, ok. Vai de... bravo. Ok, vai, spingici, sei. Qua facciamo l'aggiunta di due fascette o tre. Dammi quella. Ora qua. Tira il più possibile. No, non tirarlo troppo che si spaccano, se no. Tienili più morbidi piuttosto. Dammene un'altra. Allora, ok, fai mutuo di vacanze. Un'altra, ma va a cagare, non ce ne sono più, eh? No, 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 devono esserci. No, sbaglio, sono finite. No, no, cosa sta facendo? Prendiamo questa. Guarda te come ci tocca andare in giro! Bellissimo Torre, cazzo! Bellissimo! Titolo del video, il Torre non riesce a fare un'uscita senza spaccare qualcosa. Questo è il titolo del video. Cioè, guarda come abbiamo dovuto fare, oh! In ogni gruppo ci vuole sempre un meccanico. Fica, meno male che hai imparato le fascette. E io che ti prendevo per il culo. Ah, vabbè, dai, bello, bello dell'avventura anche questo. Vedete quando dico di prendere... le robe di qualità, gli attacchi Salomon fanno sta fine. Ma questi canzi, sono anche questi Union hanno 9 anni, ma non si rompono. Allora Salomon fa cagare. A me una roba così non mi era mai successa di trovare. Mi è già capitato che rompessero uno, ma tutti e due nella stessa volta. Cioè, veramente penso che sia la cosa. Ci vuole dell'impegno. Ci vuole dell'impegno, ci vuole dell'impegno serio. Yes! Nella neve più marcia del mondo, però piuttosto di niente è meglio così, no? Woohoo! Oh, qui già miglioriamo. Cosa non si fa per fare una sciata, ragazzi? 3 ore abbondanti per salire, per poi rompere la tavola del Torre e ritrovarci però in questa situazione. Bellissimo, montagne bianche, wow, sembra funzionare la soluzione. Bolla o fattura? The beach day, hey, you get game in a ride, hey, after juice calling about the tripping. Ha ha.
Ma è... Follo, devi follo, non andare a un centimetro. Ah, troppo lento, che merda, fa proprio cagare, che palle, stagione buttata via, basta, c'è niente da fare, ci abbiamo provato in tutti i modi a portare un video, ma fa cagare ragazzi, proprio una merda. Bene ragazzi, siamo arrivati a Fondovalle, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se in realtà non è granché. Fa un po' cagare, però prendiamo quello che ci danno. Dal Passo del Tonale è tutto, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram, Twitch e ogni dove volete, insomma. E nada, spero di portarvi presto contenuti più belli, più emozionanti di una giornata di merda come questa, con della neve così brutta. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao ciao! Mamma mia quanto abbiamo sciato! Figa, mi sono stancato di sciare oggi, eh! Non sciamo più così tanto perché sennò mi stanco.